Seconda partitella che vede affrontarsi il Real Mazzini contro il Real Clemastere. Vediamo ora Conte in possesso di palla per il Mazzini. Vediamo ora Patacca. Conte, la palla al centro, tiro cross. La palla che termina in fallo laterale. Ricordiamo il risultato di 0-0 tra le compagini in campo per questo torneo H24. Rimessa laterale Clemastere. La palla gestita lì nella retroguardia, ancora la palla che arriva ora all'estremo difensore Real Mazzini. Lancio lungo per Salvitti, il controllo di Salvitti. Ancora Salvitti, servire Patacca all'indietro, il pallone, la palla lunga intercettata. Ancora vediamo il Clemastere, le giocate, la palla allargata, il controllo splendido, la conclusione, la palla è presa dall'estremo difensore Real Mazzini. Addeo il capitano della compagine Mazzini. Ancora Addeo, rischia un po', perde la sfera, Addeo prova il Clemastere, la splendida respinta dell'estremo difensore Real Mazzini, Superman in questa occasione. Calcio d'angolo Clemastere, la palla al centro, colpetto a servire il proprio compagno Salvitti, può ripartire, palla a piede, fa due avversari secchi, ancora Salvitti, la palla allargare il proprio compagno Patacca, il pallone intercettato alla retroguardia Clemastere, pallone che termina in fallo laterale. Comincio io fuori, meno male si partita. Ancora Mazzini, possesso di palla con Addeo. Addeo, la palla a servire Patacca che prova il controllo. Salvitti, Salvitti, le giocate ora Conte in possesso di palla. Ancora Conte col sinistro, il tiro, palla preda del portiere. In due tempi fa solo la sfera, si chiude bene alla retroguardia Mazzini, ora la conclusione, il tiro che si perde di poco al lato, rimessa al fondo Clemastere. Ancora Clemastere in possesso di palla, lancio lungo, ancora si chiude bene alla retroguardia Mazzini, campanile ora alzato, la palla ancora protetta che termina sul fondo, rimessa al fondo Mazzini, Addeo in possesso di palla, servire Conte, seguiamo quest'ultima azione, pallone che termina fuori, si riparte da dietro, ma possiamo chiudere il collegamento, ricordiamo il risultato ancora di 0-0 tra le compagini in campo. Un saluto da Boateng, ciao ragazzi.